Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e vi do il benvenuto sul canale di Progetto. Quest'oggi andremo a imparare come andare a pilotare Arduino con i comandi vocali. Questa non è assolutamente una novità, perché da un po' di tempo esiste un'applicazione scaricabile su Play Store ed Apple Store che permette appunto di inviare comandi vocali tramite il telefono ad Arduino. Questo tipo di configurazione vi può tornare utile se ad esempio volete realizzare qualche progetto di domotica. Quindi ad esempio potreste configurare Arduino con qualche relè e ognuno dei quali risponderà al comando vocale inviato dal telefono. Per andare a realizzare questo progetto, come prima cosa dirigetevi sul Play Store e scaricate Arduino Voice Control, questa applicazione qui. Oppure cercate appunto questa stessa applicazione su Apple Store se avete un iPhone e scaricatela. Una volta scaricata, questa applicazione vi si presenterà in questo modo. Ci sarà un pulsante al centro per inviare i messaggi vocali. Questi messaggi vocali sono tradotti tramite le API di Google. Poi avrete qualche bottone, a destra abbiamo Connect, in mezzo Disconnect e a sinistra potete scegliere la lingua di questa applicazione. Per quanto riguarda la parte hardware di questo progetto, procuratevi ovviamente un Arduino, un modulo Bluetooth, noi oggi utilizzeremo un HC05, e un diodo LED, il quale verrà acceso e spento tramite un segnale digitale. Un segnale digitale che potrebbe ugualmente comandare un relè. Ora quindi non perdiamo altro tempo e andiamo ad effettuare i collegamenti. Per quanto riguarda i collegamenti, come prima cosa andiamo a collegare i 5 volt e il ground alla breadboard. Quindi 5 volt sul rosso e il ground sul blu della breadboard, in questo modo. Successivamente prendiamo il nostro modulo Bluetooth, in questo caso come vi ho già detto noi utilizziamo un HC05 e lo andiamo a collegare sulla breadboard. Andiamo ad alimentarlo, quindi colleghiamo al pin VCC i 5 volt di Arduino e ovviamente al pin ground gli colleghiamo il ground di Arduino. Ora il pin RX lo colleghiamo al pin 9 di Arduino e il pin TX lo colleghiamo al pin 8 di Arduino. Infine prendete il vostro diodo LED, in questo caso noi utilizziamo un laser per comodità perché non dobbiamo aggiungere la resistenza. Ovviamente se utilizzate un LED aggiungete una resistenza da 220 oppure 330 ohm. Per quanto riguarda il LED andate a collegare l'anodo al pin 10, poi ovviamente il catodo lo collegate alla resistenza e la resistenza lo collegate al ground di Arduino. Ora che abbiamo terminato i collegamenti andiamo a scrivere il codice del nostro progetto. Nella parte codice come prima cosa andiamo a includere la libreria software serial che ci servirà per andare a comandare il Bluetooth. Successivamente definiamo i pin RX9, TX8 e LED10. Definiamo una stringa messaggio ed infine andiamo a creare l'oggetto MySerial, che è l'oggetto software serial, passandogli i pin TX ed RX. Nel void setup andiamo a inizializzare la comunicazione seriale e la comunicazione Bluetooth a 38.800 baud. Definiamo il pin LED come un pin di output e successivamente scriviamo digital write LED low, così da spegnere il LED. Questa funzione lampeggia semplicemente fa lampeggiare il LED in un ciclo che va da 0 a 10, scrive digital write sul pin del LED e l'opposto dello stato letto dal LED, quindi lo accende e lo spegne, con un delay di 500 millisecondi. Infine nel void loop andiamo a inizializzare una variabile intera i, un carattere ch e successivamente resettiamo la stringa messaggio, gli passiamo una stringa vuota. All'interno di un while andiamo a controllare se stanno arrivando dei dati dalla comunicazione seriale, in questo caso se stanno arrivando appunto salviamo il dato in arrivo dentro al carattere, se il carattere è uguale all'hashtag e vuol dire che è terminato il messaggio, quindi usciamo dal while, altrimenti concateniamo il carattere a messaggio, così da andare a formare la stringa. Dato che la traduzione del messaggio non è sempre coerente, quindi a volte la prima lettera è maiuscola e a volte è minuscola,
noi trasformiamo la stringa messaggio in una stringa tutta in minuscolo. Controlliamo che la stringa messaggio non sia una stringa vuota. Se non è una stringa vuota, la printiamo sul plotter seriale. Infine andiamo a controllare se appunto questa stringa è uguale ad esempio ad accendi la luce, spegni la luce oppure lampeggia. In questo caso, ad esempio, se diciamo accendi la luce, vogliamo accendere la luce e scriviamo digital bright led high. Il contrario per spegni la luce, e nel caso il messaggio sia lampeggia, ovviamente richiamiamo la funzione lampeggia. Per quanto riguarda quest'ultima parte, ragazzi, potete cambiarla a vostro piacimento e a vostra necessità, in quanto cambiando questa stringa potete scegliere appunto di configurare diversi dispositivi. E più che altro potete scegliere voi la frase o la parola che vi permetterà, ad esempio in questo caso, di accendere o spegnere la luce. Ora ragazzi, aprite l'applicazione, andate su Connect e scegliete il vostro dispositivo. In questo caso io scelgo Arduino, l'ho rinominato Arduino. E di default la password del Bluetooth è 1234 e successivamente potete vedere che mi dà che è connesso. A questo punto andiamo a prendere il nostro progetto per vederne il funzionamento e ad esempio comunichiamo accendi la luce. E potete vedere che qui il laser si è acceso. Spegni la luce. Come potete vedere, io tutte le tre funzioni che ho creato all'interno dello sketch di Arduino, il Bluetooth è in grado di riconoscerle, anzi Arduino è in grado di riconoscerle tramite il messaggio passatogli da Bluetooth e quindi andare a scegliere ognuna di esse. A questo punto ragazzi, come ho detto prima, per quanto riguarda questo progetto potete davvero sbizzarrirvi, perché potete creare qualsiasi configurazione con Arduino e successivamente potete scegliere voi quale frase andrà a pilotare cosa, nel senso potrei scegliere accendi la luce per pilotare il relè 1, oppure accendi la stufa per pilotare il relè 2. E ovviamente di conseguenza il relè 1 è collegato a una lampadina e il relè 2 è collegato a una stufa. Quindi ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciateci un like, se avete qualche dubbio scrivete qui sotto nei commenti e condividete questo video con i vostri amici. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi le puntate successive e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!